Siamo a Ecomondo, Volvo Trucks quest'anno si presenta in una format diverso rispetto all'anno passato, in cui avevamo una gamma completamente elettrica. Quest'anno presentiamo invece quelle che sono le nostre proposte per la decarbonizzazione, quindi il viaggio verso la riduzione delle emissioni. Dietro le Mistral abbiamo un camion completamente elettrico, ma oltre a questo sullo stand abbiamo un camion a LNG alimentato a biogas e abbiamo un camion diesel alimentato ad HVO. Queste tre soluzioni vanno utilizzate in parallelo in funzione delle necessità di trasporto, in funzione delle missioni che il veicolo deve percorrere. Quindi in un caso di percorrenze più brevi, un veicolo elettrico è sicuramente il veicolo che è più efficiente dal punto di vista energetico, ma in caso di lunghe percorrenze sia il camion a biogas che il camion HVO garantiscono un'importante riduzione delle emissioni. In questo caso la riduzione delle emissioni va valutata non tanto su quella che è la riduzione del veicolo, delle emissioni del veicolo, ma delle emissioni, diciamo, dalla produzione del carburante fino al percorso su strada. In questo caso sia il biodiesel, sia il biogas che l'HVO garantiscono dei risultati estremamente, estremamente interessanti. Siamo insieme a Volvo Construction Equipment, siamo insieme a Volvo Penta, quindi il Volvo Group si presenta a Ecomondo insieme per cercare di trasmettere lo stesso messaggio verso la riduzione delle emissioni. Qualsiasi la missione dobbiamo fare, sia di trasporto, sia di produzione di veicoli industriali, sia nel cambio del construction, abbiamo una soluzione o full electric o che comunque miri alla riduzione delle emissioni.